valle di selvaggia bellezza, incastonata tra gli asperi rilievi delle prealpi carniche, è talmente incantevole da essere stata nominata Meraviglia Italiana. Compresa nella provincia friulana di Pordenone, la Val Tramontina è luogo che non ha conosciuto industrializzazione e agricoltura intensiva, un territorio ancora oggi pressoché puro e incontaminato. Modellata nel corso dei millenni da torrenti e fiumi turbinosi e trasparenti, ancora oggi è ricchissima d'acqua. Il Meduna è il suo corso principale, un fiume a carattere torrentizio che offre scorci di bellezza disarmante, soprattutto quando, rallentando la discesa, forma pozze di color smeraldo, le pozze smeraldine, appunto, uno tra i 10 luoghi naturali più belli d'Italia. Un luogo davvero unico e che va preservato a beneficio di tutti. Un luogo meraviglioso, ma delicato, che richiede rispetto, specialmente da parte delle centinaia di persone che in estate vi si accalcano in cerca di refrigerio. Il devastante terremoto che nel 1976 sconvolse il Friuli, distruggendo gran parte delle abitazioni, non risparmiò i paesi della valle. Anche Tramonti di Sotto e le sue frazioni vennero pesantemente colpite e molto dei borghi originali andò perduto. Ciò che non fu completamente abbattuto venne ristrutturato, dando nuovo splendore a vecchi mulini in pietra, cortili e antiche case. Il risultato di quella straordinaria opera di recupero è particolarmente evidente nella frazione di Campone. Da alcuni anni, Tramonti di Sotto è oggetto di un'iniziativa che, oltre ad avere un profondo significato sociale, contribuisce ad aumentare il ritrovato fascino del paese. Patrizia, responsabile della locale Proloco, è ideatrice e animatrice del progetto. Il mosaico in questa zona è qualcosa di molto sentito, perché tutta la zona dello Spilimberghese, proprio dal 500 in poi, è terra di mosaico, quindi era qualcosa che ci apparteneva come tipo di tecnica. Inoltre io mi sono un po' ispirata al tema delle agane, queste creature mitologiche a cui credevano a un tempo le genti di questi paesi. E c'è una bellissima leggenda che racconta che una agana, appunto, per ringraziare una donna che aveva fatto un atto gentile nei suoi confronti, le regalò un gomitolo di filo. Ma questo filo non finiva mai, cioè la donna potette essere per i suoi figli, per i figli dei figli, e il gomitolo pare che giri ancora da queste parti. E questo filo magico, fatto di tradizioni, di amore anche, ecco, di passione, mi sembrava che fosse davvero un'ottima ispirazione. E quindi abbiamo messo insieme il filo con il mosaico. È nato il filo di mosaico. Tra l'altro fatto anche con pezzi di recupero, non so, tazzine, piattini. E la cosa importante per me è che fosse anche un lavoro, diciamo così, coinvolgente, cioè che fosse alla portata di tutti. Per cui anche una persona non esperta può partecipare, può metterci in mano. Abbiamo coinvolto 7 mosaiciste donne friulane, che abbiamo soprannominato le agane del mosaico. E proprio come le vere agane lavoravano vestite di bianco, quindi insomma c'era questo elemento che le contraddistingueva. E queste 7 mosaiciste hanno portato qua la loro competenza, la loro fantasia, e hanno coinvolto la popolazione, quindi bambini, anziani, volontari, e via via abbiamo creato questi pezzi aggiunti anno dopo anno ad abbellire il paese. Questo filo di mosaico è importante perché da una parte diventa quasi un filo d'Arianna che trasporta nei cortili, nelle viuzze, e dall'altra è un filo metaforico che unisce la popolazione, perché negli anni diventerà un filo unico che si collega e passa dentro nei cortili, va casa per casa. E la cosa interessante è che, appunto, ispirandosi alle agane, che sono creature dell'acqua,
Abbiamo fatto partire il filo di mosaico dalle due fontane del paese, quindi nasce da questi due luoghi di incontro e via via scorre lungo il paese e unisce metaforicamente il paese. All'inizio le persone erano anche un po' perplesse perché era una cosa nuova. Adesso tanti ci chiedono, ma quando arriva a casa mia il filo? Quando passerà per casa mia? E tanti si offrono proprio per partecipare, per mettere un pezzetto del proprio filo nel percorso del mosaico. Carolina è una delle esperte mosaiciste che fin da subito ha aderito con entusiasmo all'iniziativa. Per me il mosaico ha un valore simbolico molto forte perché ci sono tanti pezzetti che si uniscono, come può essere le tante note che formano una musica, come possono essere le persone che insieme costruiscono qualcosa, ogni colore, ogni tessera ha la sua unicità, però insieme creano qualcosa di più armonioso, di più interessante, quindi è molto simbolico. Io lavoro anche per esempio in carcere, in situazioni di difficoltà, per cui ha proprio questo valore quasi metaforico, no? Di rompere per ricostruire le cose, per ricostruirle più belle, e anche l'idea di usare pezzi di scarto della società, perché sono tazze rotte, avanzi di piastrelle, di materiali, quindi riciclare cose che normalmente vengono buttate via. E anche il fatto che questo filo, dipanandosi nel paese, cambia dimensioni, soggetti, forme, rappresenta il fatto che noi mosaiciste, ma anche con appunto la comunità, con i volontari, chiunque viene ad aiutarci, insieme costruiamo qualcosa di vario, ma nello stesso tempo armonioso. Non dobbiamo essere tutti omologati, tutti uguali. Vedo che tutte le persone, mentre fanno mosaico, si concentrano e si dimenticano di tutti i problemi della vita, per cui è anche quasi una forma di terapia, diciamo, no? Perché veramente i colori ti trasportano. E poi i pezzettini sono come i biscotti, no? Uno tira l'altro, quindi ne metti uno, poi aspetta che metto questo, aspetta. Quindi è una cosa che ti appassiona, insomma. Quindi sono molto coinvolta. Nonostante in passato la valle vivesse di un'economia molto modesta, alcuni suoi abitanti brillarono in iniziativa imprenditoriale, come la famiglia Masutti di Palcoda, che commerciava cappelli spingendosi fino al nord Europa. Ma a parte un poco di agricoltura e allevamento, le attività principali dei Tramontini erano quelle artigianali. Giuseppe è l'ultimo stagnino della valle e a Tramonti di Mezzo, con l'aiuto dell'amico Vittorio, cerca di tenere vivo il ricordo di questo antico mestiere ambulante, ormai in disuso. Circa 200 anni fa, qui in Valtramontina c'era molta miseria. Non avevamo nemmeno agricoltura e quindi si dovevano ingegnare. C'era qualcuno che era stato nell'est Europa, Bulgaria, Romania, e avevano imparato dagli zingari, dicevano, a fare questo mestiere. E hanno ricominciato a farlo qui in zona. E poi, piano piano, prima a piedi, trainando un carretto, poi col cavallo il carretto, poi infine in bicicletta, si andava verso le altre regioni, in Romagna, in Veneto, anche in Lombardia. Si trovava da lavoro, si guadagnava abbastanza e si manteneva la famiglia. Come spesso accadeva a quei tempi, la carriera lavorativa di Giuseppe ebbe inizio in giovanissima età, a soli 8 anni. Durante le vacanze un anno avevo detto, potresti venire? Io sono andato volentieri. Ricordo che sono arrivato il sabato, il lunedì mi ha svegliato alle 5, ho preso la bicicletta, io tutto contento che biciclette non ne avevo mai avute, siamo partiti a fare il giro e mi insegnava come fare. Era un lavoro nomade che li portava a girare di paese in paese per riparare o stagnare pentole di rame, soprattutto nelle campagne di Veneto, Emilia e Lombardia, regioni più ricche della Bassa Friulana. Per rafforzare il loro senso identitario, gli stagnini di Tramonti inventarono anche un gergo di circa 200 vocaboli, curiosamente simile a quello degli stagnini sardi di Isili, a riprova di quanto una vita errante favorisca gli scambi culturali. Paucci, io picchi via.
Prova. Gli ampi greti della valle sono cosparsi di fitti boschetti di salici, folti arbusti dai rami sinuosi che per secoli hanno sostenuto l'economia di Tramonti di Mezzo, il paese dei cestai. I cesti che vi si producevano erano particolarmente ricercati per le loro fasce bianche e nere e il fitto intreccio, a volte talmente compatto da potervi trasportare l'acqua. Anche Sandro è cestaio ed è venuto da Venezia per imparare la particolare tecnica tramontina. Il salice per me è la fonte principale per il lavoro, ma bisogna allevarlo, coccolarlo e rispettarlo, perché l'anno successivo mi deve dare ancora materiale per poter costruire un altro cesto e un altro ancora, per cui ecco, il rispetto credo che sia fondamentale. Il salice più lo tagli più radica e quindi trattiene sassi, terra che non arrivano poi a valle con i disastri che abbiamo visto insomma negli ultimi anni. Sandro è in attesa che lo raggiunga Sante, il suo maestro, l'ultimo cestaio della valle. Ciao Sante! Ciao! Ciao. Allora, ciao! Come stai? Bene, va bene. Vanno bene questi o no? Sì, abbastanza. Ma dobbiamo tagliare quelli più dritti? Tu vorrebbe tagliato più quel... Allora fammi vedere se c'è qualcosa qua, guarda Sante. Guarda tu perché... Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Ok. Vediamo qui. Sono piccoli. Quella su va via, quella su è lunga. Su dove? Da sopra. È importante per me avere dei punti di riferimento. Il Sante è un punto di riferimento in generale per la popolazione, per i paesani, ma anche per me che mi sono messo a fare questo lavoro, e avere lui che mi spiega, mi dice, mi riprende anche per alcune cose che non faccio bene, è uno stimolo non indifferente, e anche una responsabilità per portare avanti quello che lui ha fatto nella sua vita. Una volta arrivato in paese, Sandro deve togliere le cortecce ai rami che disegneranno la parte bianca dei cesti. Per farlo utilizza la sglova, un antico strumento in legno di semplice fattura, ma estremamente funzionale. Sandro ha imparato che una volta decorticato è opportuno far seccare il salice per poi metterlo in ammollo alcune ore prima della lavorazione, perché in questo modo i rametti divengono più malleabili e resistenti. Nel rispetto della tradizione di Tramonti di Mezzo, immerge vimini e stecche nell'antica fontana che fa bella mostra di sé all'ingresso del paese. Va bene così la tavola, come girare. Ecco, gira ancora, metti l'altro. Gira l'altro. Vado bene, Sante? Sì, gira, solito. Adesso chiudi. Prova tu, fallo tu. Trasmettere quello che lui ha sempre fatto nella sua vita, lo sentivo proprio come un testimone, no? Okay. Che mi passava, che mi passa, per continuare questa attività e questa cosa, insomma, molto bella, ecco. Non molti artisti e artigiani mettono volentieri a disposizione del prossimo tutta la loro esperienza, ma chi ha doti di passione e altruismo lo fa con piacere.
Va bene la misura? Sì, sì. Okay. Allora, qua dentro va bene? Tutti e due? Qui. Ah, ok. Non qui, sempre... Sotto? È un po' lento. Prima che ci arrivo, ce ne vuole? Non se ne trovano tanti, perché molti i segreti se li tenevano per sé, e invece Sante lascia andare tutto quello che ha accumulato, seppur con severità, con fermezza, ecco, non severità ma fermezza, e lo dona. Lascia andare tutto quello che ha imparato per trasmetterlo, in questo caso, a me. E più resiste e più dura. Andiamo a mangiare, Sante, sì, basta così per oggi. Andiamo a mangiare. Perfetto. In estate, il livello del lago di Redona, noto anche con il suggestivo nome di Lago dei Tramonti, può calare notevolmente. Ma la peculiare morfologia del luogo fa sì che spesso il cielo si apra e lasci cadere copiose e rigeneranti piogge, mantenendo così la valle particolarmente verde e rigogliosa. I torrenti ingrossati alimentano nuovamente il lago, e quando il sole scaccia le nuvole tutto si illumina e la valle torna a risplendere come un rilucente smeraldo. I sedimenti trasportati a valle dalle piene, accumulandosi nei punti in cui la corrente rallenta, danno origine a depositi cretosi che fin dall'antichità erano ricercati dai vasai del luogo. Elisabetta ama immergersi in queste magiche atmosfere e prova grande emozione nell'incedere lentamente nel bosco, dove le agane tra gli alberi la osservano non viste. Innanzitutto non penso che è un gran dono, perché nella quotidianità, insomma, la mente viaggia a mille, e quindi questo spazio del cuore che si apre, tutto questo verde, e mi commuovo sempre quando sono qui, è proprio speciale. Nel tempo la sua produzione artistica si è diversificata, anche e soprattutto per motivi pratici. Quando ho iniziato la scuola di ceramica, il mio desiderio era fare della scultura, delle statue. Poi a un certo punto ho riempito la casa e il marito mi ha detto basta. E allora lì ho pensato, inizio a fare qualcosa di uso quotidiano, così sostituisco le cose che ci sono in casa, e poi perché è una soddisfazione incredibile avere a casa le cose che ti sei fatto con le tue mani. È fonte di grandissime ispirazioni. Camminando raccolgo foglie, cortecce, cose che attirano la mia attenzione, poi cerco di riprodurle sulla ceramica o addirittura la imprimo direttamente sul tronco e poi la modello per fare delle ciotole. E poi mi piace tantissimo poter raccogliere le piante, farle seccare, bruciarle e con la cenere fare degli smalti, e quindi poi fare un pezzo che contenga la terra del posto e che sia rifinito con materiali raccolti in natura. Ma la ceramica non è la sua unica passione. Le piante della valle la affascinano talmente che ha imparato a fissarne le forme sugli indumenti. Quando ero piccola mia mamma mi ha sempre portato nei boschi, mi faceva fare l'erbario, per cui questa cosa delle piante è sempre stata parte della mia quotidianità. Poi ho fatto la laurea in tecniche erboristiche, ho preso qualche libro, ho curiosato, però siccome io ho bisogno di fare l'esperienza, ho fatto un corso e lì mi si è aperto un altro mondo, veramente. Mi piace molto perché, avendo conoscenza delle proprietà delle piante, anche delle forme, è bello potersi fare, non so, la sciarpa per esempio con l'eucalipto, perché allora quando ho un po' di raffreddore mi metto la sciarpa e, anche se solo a livello così di suggestione, in Sardegna ho raccolto le erbe e mi sono fatta la sciarpa di seta che mi ricorda sempre la Sardegna.
è un modo per poter avere sempre con me, aprire il cassetto, tirare fuori la maglia piuttosto che la sciarpa che mi ricorda dove sono stata, le persone che ho incontrato, i luoghi, le atmosfere, le emozioni. Perché i tessuti siano impressi dai pigmenti delle essenze vegetali, devono essere immersi per un tempo variabile in una calda miscela di acqua e tinture naturali. Questa mistura ha anche lo scopo di conferire al tessuto una tenue sfumatura, che farà da gradevole sfondo agli arabeschi naturali. È il momento della verità. Il risultato è sempre imprevedibile e può riservare piacevoli sorprese. Questa volta è infatti il bicchiere di supporto al tessuto ad aver assimilato al meglio le forme della natura. Ci si innamora delle persone, no? Però ci si innamora anche dei luoghi. Per me è proprio amore per questo posto. Elisabetta! Ciao! 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 Ciao. 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 Sì, sì. È andato il virus. Cosa hai preparato qua di meraviglioso? Fantastico. C'è un pesto di centocchio. Ma è tutto per noi? Tutto per voi, sì. Mamma mia. Che belle cose. Sì. Bellissime. Oh. Vado a prendere un po' d'acqua. Grazie. Sì. Bellissimo. Ma hai visto questo? Barbagianni. Come un po' in tutto l'arco alpino, l'agricoltura in Val Tramontina non è mai stata largamente praticata. Gli abitanti si limitarono a coltivare piccoli orti e pochi appezzamenti di rape e canapa, favorendo piuttosto la coltivazione di estesi pascoli erbosi. A Tramonti di Sotto c'è però chi, come Mariangela, ha iniziato a dedicarsi a un tipo di coltivazione piuttosto singolare, quella dei fiori commestibili. La passione dei fiori io ce l'ho sempre avuta, forse innata in molte donne. E avendo intrapreso questa attività agricola a Tramonti, ho detto perché no provare a piantare dei fiori che possano avere sì, un interesse in agricoltura e che sia anche un'attività economica abbinata insomma o in noccioli. E quindi ho cominciato a vedere quali erano i fiori edibili, ho visto che erano piante abbastanza semplici da coltivare, che in montagna potevano benissimo attecchire, secondo la mia esperienza, e così ho cominciato. Non ero sicura che sarebbero venuti tutti, però sono venuti. La Val Tramontina proprio ha la caratteristica di zona incontaminata, qui non ci sono industrie. Questo terreno era dei miei nonni, e quindi ero arcisicura che era biologico, anche perché fino all'anno scorso vi erano i cavalli che pascolavano. Ho chiesto alla signora di spostare i suoi cavalli. E poi il clima, secondo me il clima è adatto. Non troppo freddo, abbastanza piovoso, quindi ho pensato che avevo buone possibilità, insomma, che mi sarebbero venuti questi fiori. C'è però chi ancora rimane perplesso all'idea di mangiare fiori. Mi dicono ne mangiano le mucche, ma dici no. E invece no, perché sono sempre erbe. Ognuna poi ha il suo sapore, uno è più dolce, uno è più speziato, uno è più erbaceo. Si tratta di cominciare e poi non se ne può fare più o meno sicuramente. Nelle insalate sono perfetti, magari non con molto aceto, però magari più aceti balsamici, ecco queste cose qui. E poi possono essere usati anche nelle frittate, possono essere usati anche per fare dei dolci a base di cioccolato, dei cioccolatini, anche con i formaggi. Alla base per me c'è la passione, la soddisfazione. Prima non facevo attività agricola, facevo tutt'altro. E quindi questo ritorno nel mio territorio e a contatto così con la natura è una soddisfazione grandissima, sì. Mariangela è soddisfatta del proprio lavoro,
forse grazie anche ai colori sgargianti dei fiori che ben si sposano con il suo vivace entusiasmo. Per secoli anche la produzione di formaggio è stata una delle attività più importanti per gli abitanti della valle. Francesco viene dalla Sardegna e a Tramonti di Sotto ha trovato un filo che accomuna le due regioni e che non si limita al gergo degli stagnini. Il suo arrivo è stato del tutto casuale. Di passaggio, tutto con altri amici, c'è un altro compaesano sardo. E siamo venuti qui per fargli una visita. Il posto, a differenza del nostro, era tutto verde. E per un pastore penso che sia una delle cose più belle vedere quelle tutto l'anno poi. Partivo da Siliqua, una zona arida, bella comunque in ogni caso, però solo per quel periodo dell'anno, nel pascolo. Poi c'erano le stoppie di grano, si pascolavano quello, ma il latte finiva. Qui riesco a lavorare fino ad ottobre con queste pecore. In un qualche modo si accomunano come regioni, il sardo e il friulano, qui tantissimi militari sardi come viceversa da qui andavano in Sardegna, ma per una questione anche di lingua, siamo due terre che hanno due lingue, non dialetti, lingue, con i loro dialetti. Oh, ma per il resto era il sistema anche della vendita, apprezzano il formaggio, apprezzano la ricotta, quindi gli danno un valore, roba che da noi lo facciamo perché resistiamo, perché è la nostra vita, però è una vita di scioperi. Qui invece il prodotto viene apprezzato, ha un valore e anche quello aiuta tutto questo sistema, capito? Dopo aver fatto cagliare il latte, con l'aiuto dell'amico Alessandro, trasporta il pentolone all'esterno. I maestosi monti e i verdi prati della valle diventano così pareti e pavimento di un incomparabile caseificio naturale che ricorda a Francesco la sua Sardegna. La fortuna di nascere nei piedi del Gennargentu, un posto incantevole, meraviglioso. Arrivo qui e mi fa lo stesso effetto. Mi giro attorno tutti i giorni, so di essere in un posto incantevole. Girarti, vedere queste montagne, diverso magari tipo di impostazione di montagna, ma belle comunque, belle uguali. Penso che sia il periodo giusto per fare questo lavoro e poi un giorno tornarmene a casa, perché sarebbe la cosa più giusta. Quello che ha creato mio padre, continuarlo anche giù in paese, però lavorare per adesso che sta andando bene e andare avanti. La cagliata è stata rotta in granuli della dimensione desiderata con un tradizionale attrezzo in legno e ora la pasta rappresa deve essere messa nelle fuscelle per diventare formaggio. Pesanti cilindri di granito, rigorosamente sardo, favoriscono la fuoriuscita del siero in eccesso. È tempo di preparare la ricotta. Mescolandola solo in un verso e soprattutto in un fondo concavo come questo di questo pentolone, si creano dei vortici dove aiuta la ricotta a staccarsi dal fondo. Quindi per temperatura e per agitazione lenta la ricotta sale. Una magia. L'aspetto è allettante. È un peccato che con le immagini non si possano trasmettere profumi e sapori. I paesi di montagna sono da tempo tristemente soggetti allo spopolamento. Oltre a incuria del territorio e perdita dell'identità, questo fenomeno può essere causa di problemi anche per chi è rimasto, primo tra tutti la mancanza di negozi. Anche a Tramonti di Sotto era accaduto, ma dopo anni di lavoro in fabbrica, Cinzia è finalmente riuscita a coronare il sogno di ridare vita alla rivendita alimentare del paese.
fatto di cambiare vita lo stavo già covando da tempo. E poi è uscita questa occasione di riaprire il negozio di tramonti di sotto, che era stato chiuso e aveva lasciato un vuoto. Mancava l'anima, secondo me, è il punto di riferimento per chi ci vive, soprattutto molte le persone anziane che si devono arrangiare per fare la spesa, che devono essere sostenute anche con una parola, semplicemente, e quindi un punto di ritrovo. È stato sistemato con grande amore da me, da mio marito, da mia figlia e da tutte le persone che ci hanno aiutato. Se vorrei ringraziarli comunque tutti e abbracciarli, perché hanno fatto sì che il mio sogno si realizzasse. Soprattutto le nuove generazioni non conoscono la realtà della nostra terra e i valori che comunque i nostri nonni ci hanno lasciato. Far capire a loro che ciò che conta è quello che viene dal duro lavoro e dalla semplicità del vivere. Vivere qua per me è una meraviglia. Io lo dico sempre, qui siamo in paradiso, forse noi ci siamo anche abituati a questo paradiso, però a me ogni mattina sorprende guardare il cielo, gli alberi, gli uccellini, andare lungo il Meduna, stare semplicemente lì a sentire il vento, anche la pioggia, cioè tutti gli eventi naturali diventano quasi poesia qui in valle, sì. Penso che questa sarà la mia strada definitiva e sento che sto lasciando qualcosa in eredità anche a mia figlia. Non sarà sicuramente la sua scelta di vita, però le farò capire che nella vita ci vuole sacrificio e determinazione e credere in se stessi per ottenere dei risultati che poi ne vale veramente la pena. Nonostante l'allevamento del bestiame non rivesta più l'importanza di un tempo, a Tramonti di Sotto c'è ancora chi vi si dedica con entusiasmo. Martina ha poco più di 20 anni, ma la sua determinazione è grande quanto la passione che mette nella gestione della sua azienda agricola, che ha fondato dopo il rientro da un periodo di lavoro in Australia. Deve occuparsi della manutenzione delle recinzioni, del recupero dei pascoli andati perduti nei lunghi anni di abbandono, della cura degli animali. A loro si dedica con amore spassionato, talmente sincero e disinteressato che i suoi animali lo percepiscono e ricambiano. Vengono dall'Irlanda e principalmente li usiamo per pulire il bosco. Sono molto gestibili rispetto a tante altre razze, molto più grandi, molto più pesanti. Quindi anche quando le portiamo nei pascoli più alti in montagna non hanno problemi che magari scivolano, rompono le reti. Quello che muove tutto è la passione, perché comunque recuperare dei pascoli, un numero di ettari non indifferente, in una zona abbastanza svantaggiata, ti richiede tanto impegno. Ho sempre avuto la passione per gli animali fin da quando ero bambina. Mi piace proprio accudirli, dargli una vita, che proprio ci sono questi allevamenti in cui vivono in delle condizioni sicuramente non ottimali e abbiamo cercato di recuperare più terreno possibile per farli vivere in un ambiente aperto, al sicuro, perché comunque è tutto recintato, e che potessero vivere la loro vita non costretti in qualche stalla tra recinzioni strette, non... che avessero i loro spazi. L'azienda di Martina è frequentata anche da alcuni daini selvatici, uno dei quali, l'imponente Lampo, ha con lei un rapporto del tutto particolare.
dopo aver perso un occhio a causa di un assurdo colpo di fucile, è arrivato ad accettare la sua presenza dopo un lungo periodo di amorevoli cure, durante il quale ha perso in parte il suo atavico timore per gli esseri umani. Essendo un selvatico, in natura non andrebbe alimentato, però in questo caso particolare in cui ha avuto bisogno di cure, del contatto con l'uomo, lui si è abituato ed è una cosa, sotto certi punti di vista, innaturale, però nel suo caso è stata, diciamo, la sua salvezza, perché in natura non sarebbe potuto sopravvivere. Insensibili alle offerte di cibo, le pecore nutrono per Martina un attaccamento del tutto disinteressato. Poli, Poli, Bruchi, vieni! È un amore sincero quello che lei prova per i suoi animali e loro lo percepiscono istintivamente. Ciao, mio tato! Ciao, Poli! È profondo, nel senso che non vengono considerati solo come numeri, sono animali, hanno la loro personalità, ognuno di loro ha la sua caratteristica e si crea proprio un legame speciale in cui loro si fidano di te e ti restituiscono il mondo, tutta la fatica che fai anche per loro, in particolare che sono state abbandonate dalla mamma, ti restituiscono tutto. Quando io arrivo qua la mattina so che ho i miei 10 minuti in cui esco con le mie pecore, che mi danno proprio un senso di calma, tantissime volte mi siedo con loro e poi essere circondati dalle montagne proprio ti dà un senso di serenità e di pace che poche cose sicuramente ti danno. Se penso al mio futuro, quello che è la strada giusta per me, non vedo niente che non sia con gli animali. La Val Tramontina è luogo di paesaggi e natura affascinanti. Un quadro naturale dipinto con l'azzurro del suo cielo, le mille sfumature verdi dei suoi monti e lo smeraldino delle sue acque limpide e purissime. Ma è anche lo scrigno che conserva una storia secolare di persone da sempre legate al proprio territorio, povere un tempo, ma sempre fieramente dignitose. Genti che, unendo abilmente inventiva, gusto artistico e manualità, hanno reso famosi i loro luoghi. E ancora oggi, a Tramonti di Sotto e le sue frazioni, persone di grande tenacia e dedizione lavorano con amore per il bene della propria valle, la Valle dei Tramonti.